Ultimamente ho dato sfogo alla mia passione, che è sempre stato in me in tutta la mia vita, però ho deciso di dare libero sfogo a questa passione, perché solo nel dipingere mi sento veramente al di sopra di tutti i problemi, e vorrei anche con il dipinto esprimere le mie emozioni e trasmetterle agli altri. In questo periodo ho partecipato a diversi concorsi e praticamente ho esposto la mia opera, il Clochard, a Palermo, a Bagheria, una mostra che era dedicata a Guttuso. Poi ho esposto un mio quadro alla Biennale Off 57, alla Biennale di Venezia. È stato esposto per un mese. Ho partecipato anche a varie mostre, anche collettive, però questa è la mia prima personale che ho voluto fare proprio qua, nel Teatro al Castello di Gioiosa Ionica, ed è un ambiente bellissimo che secondo me è adatto ai miei quadri, a esprimere tutte le mie emozioni. Oltre a questi quadri che ho potuto esporre qui, grazie a questo ambiente, ho anche, esposto dei quadri, delle proiezioni di quadri che attualmente sono a Dubai. I miei dipinti sono essenzialmente astratti, ma anche figurativi, perché con i miei dipinti l'astratto mi serve a dimostrare i colori e le emozioni provate con i colori. Il figurativo mi serve per esprimere dei concetti, delle idee. Ho voluto dare un titolo a questa mostra tra emozioni, ricordi e realtà, perché in effetti in questa mostra io ho esposto dei quadri che riguardano anche i miei ricordi, ricordi di infanzia, tipo le bolle che io amavo tanto, sono dei ricordi e delle sensazioni che ogni tanto vengono a galla. La realtà è, quello di cui ho parlato poco fa, tutti quelli a sfondo sociale, tipo un quadro che mi è venuto proprio di getto, che rappresenta la guerra in Siria. E niente, il resto sono tutte emozioni che mi riempiono l'anima.